Oggi facciamo insieme il licoli, è un lievito in coltura liquida. Prendiamo 100 g di farina 1 e aggiungiamo 100 g di acqua. Non serve nessun attivatore, non ci serve né miele, né yogurt, né pomodoro, niente. Vi ricordo che l'autunno e la primavera è il periodo giusto per far nascere un lievito. La facilità di questo lievito è che nasce in 4-5 giorni. È più semplice da gestire perché è molto idratato e posso rinfrescarlo anche dopo 8 giorni, ma può rimanere in frigo anche per un mese. I microrganismi che ci sono nella nostra cucina, sulle superfici e nella farina farà iniziare la lievitazione. Mettiamo l'impasto ottenuto in un barattolo alto e pulito e copriamo con una garza e mettiamo il segno. È preferibile che lo mettiate a lievitare vicino alla frutta matura, così inizierà la fermentazione. È molto più facile del lievito solido, è più idratato, più acqua c'è e più lievita. È come un polish, si rinfresca al 100%. Il giorno dopo 24 ore, anche se non vedete che è cresciuto, ma vedete qualche bollicina, prendiamo il cuore del lievito e togliamo la crosta in superficie e misuriamo 100 g di lievito, mi raccomando il cuore, poi aggiungiamo 100 g di acqua e con un frullatore di immersione vado ad ossigenare il lievito, dobbiamo formare una bella schiuma. Dopo aggiungo 100 g di farina e impasto con il cucchiaio, non devono rimanere grumi. Lo rimettiamo nel barattolo pulito, stretto e alto. Copriamo con una garza pulita e lo lasciamo raddoppiare per 24 ore. Eccoci al terzo giorno, qualcosa si muove e procedo come al solito. 100 g di lievito, il cuore, 100 g di acqua, ossigeno e poi aggiungo 100 g di farina e lascio riposare per 24 ore, sempre al solito posto.
Al quarto giorno continua a crescere, vedete la fermentazione? E procedo come al solito, 100 g di lievito, 100 g di acqua e 100 g di farina e faccio riposare per 24 ore. Al quinto giorno è successo qualcosa. Vedete il barattolo dove è sporco? Il lievito in nottata è arrivato fino lì e poi è collassato, quindi ora dobbiamo passare a rinfreschi ogni 12 ore. Procediamo come sempre: 100 g di lievito, 100 g di acqua e 100 g di farina. Mettete vicino alla frutta e fate rinfreschi ogni 12 ore. Il vostro lievito sarà pronto quando in 3 ore raddoppia. Ci vediamo presto con nuovi video sull'Icoli e se avete commenti o domande scrivetemi qui sotto. Ciao!